Buon pomeriggio da Montesilvano, quest'oggi siamo ospiti del professor Giustino Parruti, il direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive di Pescara, che ringrazio subito per essere intervenuto quest'oggi durante il nostro telegiornale. Quest'oggi, professore, dobbiamo parlare dell'innalzamento dei casi di Covid-19 che sono tornati a crescere in tutta Italia e anche in Abruzzo. Ieri oltre 30 nuovi casi. Innanzitutto la prima domanda è scontata: perché? Ma perché ci sono numerosi piccoli cluster di importazione. La riapertura delle frontiere ha fatto sì che molte persone stiano venendo nel nostro territorio da altre regioni italiane, ma soprattutto da altri paesi, in particolare paesi con una circolazione che è più consona agli alti tassi purtroppo di circolazione mondiale, quindi la Romania, l'Ucraina, la Russia e anche i migranti che vengono da aree, quelle adesso subsahariane, che stanno in crescita esponenziale di replicazione del virus e di infezioni asintomatiche. Per questo, quello che sta succedendo è che la nostra attività di sorveglianza si sta rivelando, devo dire, molto efficace nell'intercettare precocemente questi cluster. Naturalmente, in alcuni casi, l'intercettazione è avvenuta dopo che qualcuno di questi asintomatici aveva avuto modo, come nel caso del cluster di Chieti, in realtà di indurre già una certa circolazione locale dell'infezione. Quindi quello che stiamo osservando era quello che ci aspettavamo, è la ragione per cui siamo preparati a fare tanti tamponi, per cui abbiamo uno staff pronto a intervistare e a contrastare tutti i contatti degli asintomatici. È anche la ragione per cui dobbiamo mantenere alta la guardia. A proposito di questo, nota che quest'estate si sia abbassata la guardia, ci sia stato un rilassamento da parte della popolazione? Ma devo dire, e parla uno che fa molta fatica a portare la mascherina, ma che la porta sempre obbedientemente, e l'impressione è che in realtà negli ultimi giorni troppe persone stiano prendendo confidenza con l'idea che la circolazione del virus si sia stabilmente abbassata. La circolazione del virus invece purtroppo è puntualmente ripopolata dai numerosissimi ingressi che per fortuna stanno facendo segno della nostra regione di visita, di trasferimento, di presenza. Abbiamo tanti stranieri ma abbiamo soprattutto tanti turisti. Questo significa tanti asintomatici. Allora, se noi manteniamo il controllo della situazione con distanziamento intelligente, lavaggio delle mani e soprattutto, perdonate, l'uso della mascherina anche quando si stia in una strada come quelle centrali di Pescara, dove la densità di persone è alta, bisogna portarla, perché un conto è che se si va a fare una passeggiata sul mare in vento pieno ci si possa concedere di non portarla, ma quando la concentrazione delle persone sale e comunque in tutti i momenti di socialità non dobbiamo abbassare la guardia perché gli asintomatici ci sono. Sottoscrivendo questo appello alla responsabilità individuale che potrebbe essere sufficiente a scongiurare quella tanto temuta seconda ondata di autunno per cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sta mettendo in guardia. Assolutamente sì, ti ringrazio di questa domanda, io sono assolutamente convinto di quello che stiamo dicendo, cioè dipende veramente da noi. Noi abbiamo un sistema che intercetta gli ingressi, che intercetta gli asintomatici e che ne limita la capacità di propagazione dell'infezione. Se però noi con dei comportamenti diamo agli asintomatici la possibilità di espandere la loro influenza, l'equilibrio si può sbilanciare. Se noi ci manteniamo cauti, ma intelligentemente soddisfatti anche di quest'estate, mantenendo poche ma sane misure di distanziamento, la presenza degli asintomatici rinforza la nostra economia, ma non disturba la nostra esistenza. Prima di lasciare la parola a Jacopo Forcella da studio per eventuali interventi, vorrei affrontare con lei un altro tema, che è quello di quello che sta succedendo all'interno dei CAS, dei centri di accoglienza abruzzesi, perché nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, c'è stata un'impennata di casi positivi tra i migranti che sono stati trasferiti lì da Lampedusa. Inizialmente, secondo un primo screening comunicato alla regione, questi erano in una condizione di salute buona, cioè perlomeno non affetti da Sì. Covid-19. Secondo lei c'è stata una mala gestio di questa situazione?
Ma io diciamo mi piace guardare sempre l'aspetto essenziale. Guardiamo a quello che è stato fatto nella nostra regione, sia le persone che rientrano, le badanti e tutti quanti i migranti, ci siamo attenuti alle posizioni più strette, quindi tampone subito oltre a che contumacia. Per tutte queste persone che ci sono state veicolate dal Ministero degli Interno a seguito degli sbarchi, il tampone è stato fatto immediatamente, le condizioni di sicurezza sono state garantite immediatamente. Chiaramente nel momento in cui queste persone, dopo una sierologia negativa, hanno viaggiato su mezzi di trasporto piuttosto affollati, una diffusione del contagio tra di loro ci può stare, però obiettivamente il Ministero aveva fatto quello che l'OMS raccomanda. Noi stiamo facendo un po' di più, noi abbiamo una capacità di tamponi, grazie a Dio, in questa regione molto efficiente e per questa ragione non stiamo lesinando a nessuno nel sospetto l'uso del tampone e questo sta funzionando. Anche perché vogliamo ricordare che le vie da sud, quelle dei migranti con i barconi eccetera, sono quelle maggiormente controllate anche dal punto di vista sanitario rispetto a chi rientra invece dal nord e dall'est Europa. Assolutamente, ecco. A fronte di questo però effettivamente va detto che l'Africa è in una fase di crescita esponenziale dell'epidemia, quindi questo tipo di controlli li dobbiamo mantenere in essere e magari potenziarli ancora un po' di più se possibile. Jacopo, linea a te. Sì, buon pomeriggio ovviamente al professor Paruti, grazie ovviamente per la disponibilità a questo collegamento. Io volevo fare un paio di considerazioni per poi lasciarla libera. Lei prima ha parlato dell'Africa, dove la curva epidemiologica è in fase espansiva, ma anche altri paesi dell'est europeo. È chiaro che è una domanda che normalmente ha un'attinenza sostanzialmente politica e non medica, ma gliela faccio lo stesso. Pensa che ci sia stata una riapertura un po' troppo accelerata e un po' troppo, diciamo così, spinta e abbastanza superficiale, ecco, nel consentire il reingresso da paesi stranieri e anche la libera circolazione tra varie regioni? Ma allora, da un punto di vista strettamente tecnico, io credo che questo governo si sia regolato in modo molto corretto, cioè gli arrivi dai paesi ad altissima circolazione come il Brasile, gli Stati Uniti d'America e il Venezuela sono stati controllati per via diretta, però voi sapete che la libertà dei voli oggi fa sì che le persone poi in realtà possano prendere dei percorsi alternativi. Allora io credo che l'investimento che è stato fatto invece è molto corretto ed è quello di avere altissima capacità di intercettazione precoce degli asintomatici che arrivano. Se noi manteniamo alto il livello di sospetto e sottoponiamo in modo sistematico a tampone le persone che possono effettivamente mettere a rischio il livello di circolazione del virus nella nostra regione, mantenendo le regole essenziali, ce la facciamo. Cioè io sono certo di questa cosa. Quello che serve è veramente una corresponsabilità diffusa ed è la ragione per cui ho accettato questo invito di oggi. Davvero invito tutti a fare un pochino di più. Un'ultima considerazione da parte mia, diciamo è una specie di vox populi che riporto. Se siamo così ad agosto, molti pensano, immaginiamo quando le temperature si abbasseranno, quando arriverà l'autunno, insomma c'è da essere preoccupati, oppure la capacità di individuare, come diceva lei, gli asintomatici, la capacità di tamponatura, in questo può lasciarci ben sperare. Assolutamente sì e grazie di questa domanda. Allora, se voi fate conto, in questo momento il virus sta imperversando tutto in paesi ad alta temperatura, Brasile, Venezuela, Pakistan, India, tutta l'Africa subsahariana, quindi la protezione del caldo e si è andata a far benedire, diciamo così, per chi l'aspettava. Il vero punto è un altro, è che questi due mesi di alta circolazione sociale che potrebbero caratterizzare negativamente la ripresa di settembre e di ottobre, li dobbiamo vivere bene. Cioè se noi facciamo quello che abbiamo detto prima, non si accumula un reservoir, una radice di portatori asintomatici eccessivamente larga, che poi con le prime forme di sovrapposizione infiammatoria, con i primi raffreddori, potrebbe far sì che molti asintomatici divengano più facilmente sintomatici attraverso un attraversamento delle barriere mucose da parte del virus. Quindi quello che noi dobbiamo assolutamente scongiurare è che in questi due mesi si abbassi la guardia e questa è la preparazione di un buon autunno.
Insomma, abbiamo capito che non è la temperatura, come magari all'inizio si poteva pensare, ad influire sull'andamento del virus, virus che tuttora, anche ora ad agosto, c'è sul nostro territorio, non occorre neanche importarlo dall'estero, il virus c'è, quindi rinnoviamo l'appello del professor Parruti a non abbassare la guardia e ad essere tutti individualmente, per quanto possibile, responsabili. Grazie professor Giustino Parruti per questo intervento, il direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive di Pescara. Da Montesilvano è tutto, linea allo studio.